Può descrivere il tipo di dispositivo che avete utilizzato in questo caso e come funziona? Il sistema utilizzato è un dispositivo di assistenza ventricolare sinistra. È di piccole dimensioni ed è adatto ai pazienti pediatrici. Ha le dimensioni di una normale batteria AA. È praticamente identico. Al suo interno c'è una pompa con un rotore che somiglia all'elica di una nave. Si attende dell'emolisi a causa di questa piccola pompa. Il rischio di provocare danni al sangue con dispositivi di questo tipo è sempre presente. In questo caso, però, non ci attendiamo problemi del genere, perché abbiamo testato il sistema e abbiamo ottimizzato la forma del rotore e di altri componenti. Non provoca danni di questo tipo. Come cambierà la vita dei piccoli pazienti cardiopatici in attesa di trapianto? Garantisce loro più tempo mentre attendono di trovare un donatore compatibile, perché spesso ci vuole un anno o anche di più. Cambierà la loro vita in modo sostanziale. Che cosa significa per lei questo primo impianto di Jarvik 2015? È un programma al quale abbiamo lavorato con altri gruppi per oltre 12 anni. È stato estremamente complesso, perché c'erano 6 altri progetti che cercavano di fare qualcosa del genere per i pazienti pediatrici, e questo è l'unico dei 6 ad aver raggiunto l'obiettivo. Questo è il primo impianto figlio di quel programma ad avere avuto risultati positivi. Quali sono le fasi successive di questo studio di valutazione del dispositivo? Ci sono alcune condizioni che sono congenite. Il paziente nasce con i geni che causano il problema. Vogliamo spingerci oltre, non limitarci solo a pazienti con un'anatomia normale, ma curare anche quelli con un'anatomia anormale, studiando un posizionamento ad hoc del dispositivo per ognuno di loro. Secondo lei, quali saranno le prossime fasi della ricerca in questo campo? Questa piccola pompa è così versatile che può essere utilizzata anche negli adulti. Potrebbe pompare il sangue per un adulto. Se di corporatura esile, può reggere l'intero flusso sanguigno. Per gli altri, si potrebbe applicare come supporto parziale. Ha un enorme potenziale. Qual è il futuro della ricerca della Jarvik Earth? La ricerca al momento è concentrata sui trial clinici. L'ottimizzazione della pompa in sé è conclusa. Abbiamo ottenuto un dispositivo molto valido. Ora dobbiamo capire come usarlo sui pazienti per raggiungere risultati sufficienti da poter ricevere la piena approvazione dagli organi competenti. Ci può raccontare qualcosa di questo primo impianto del Jarvik 2015? Per la piccola paziente era una situazione disperata, una vera emergenza. Sarebbe morta in pochi giorni senza l'intervento. Ora invece si sta riprendendo molto bene e speriamo che si possa trovare un donatore per il trapianto. In caso contrario, potrebbe comunque sopravvivere per molti anni grazie alla pompa.